ritrovati alla seconda puntata di Passaggio a Sud-Est. Come potete notare, grazie allo strepitoso successo della prima puntata, abbiamo avuto la possibilità di rimodernare ed ampliare il nostro vecchio studio. L'argomento di oggi sarà la vita dei Tuareg. Come vivevano i Tuareg? Nessuno lo sa, tranne me e voi. Fra un po'. Ma entriamo subito nel vivo di questa puntata. È con noi di nuovo il nostro storico Pacco Lancianio, per la seconda volta nel nostro studio, di ritorno dal suo pellegrinaggio in Uruguay. Ciao Pacco. Ciao Alberto. Bene. Carissimo, grazie per essere tornato di nuovo nel nostro studio. Oggi, come sai, parleremo della vita dei Tuareg e più specificatamente della loro evoluzione nella teoria musicale. Ma non ti scomodare, abbiamo già raccolto tutto quello di cui avresti potuto parlare se noi non avessimo anticipatamente preparato il prossimo filmato. Pacco, grazie per averci di nuovo accordato la tua presenza in questa trasmissione. Uno dei grandi misteri di questo popolo era chiuso intrinsecamente in questo disco in terracotta a legna che ha inciso nella sua superficie questi simboli. È tutta la vita che tento di scoprire cosa c'è scritto. Giuro che un giorno ci riuscirò. Ma addentriamoci finalmente nella storia Tuareg. Tuareg erano una popolazione nomade che si stanziò definitivamente su questa terra a partire dal 749 a.C. Dopo essere dilagati sul terreno agricolo di questa terra desolata, conquistarono Roma a Persepoli nel 758 a.C. Tuttavia, dopo pochi anni, nonostante la loro enorme potenza militare e le avanzatissime tecniche di combattimento, vennero sconfitti da Napoleone IV di Svevia. Appena tornato dal suo pellegrinaggio in Tanzania, nella battaglia dei 99 anni. Questa epica e sanguinosissima battaglia provocò addirittura la morte di 3 Tuareg, di cui abbiamo degli evidenti resti. Alla loro morte i Tuareg venivano mummificati vivi e depositati in queste tombe, ed è proprio da qui che gli egizi impararono queste avanzatissime tecniche.
Anche la puntata di oggi è giunta al suo termine, ma non perdetevi lo speciale sugli abitanti della penisola itarica, un popolo solo di recente scoperto, ma non vi voglio anticipare nulla. Alla prossima!